Malta è uno degli stati più piccoli d'Europa, eppure è riuscita ad attrarre artisti importanti come Caravaggio e Mattia Preti. Come è potuto accadere? Cosa li spingeva a trasferirsi in questo arcipelago a sud della Sicilia, nel cuore del Mediterraneo? Lo chiediamo a Dominic Micallef, responsabile culturale dell'ente del turismo maltese. Malta, durante l'epoca dei cavalieri, era l'Europa prima dell'Europa. Grazie a questi cavalieri che venivano dappertutto in Europa, avevano questi contatti così importanti, erano così importanti che qui sono arrivati i migliori artisti, i migliori scultori dell'epoca. Ecco il segreto della potenza di Malta, i Cavalieri di San Giovanni o Cavalieri Ospitalieri. I Cavalieri sono un ordine religioso nato nel 1048 a Gerusalemme per assistere e curare i pellegrini nella lunga e difficile via verso i luoghi santi. Ben presto, ai compiti ospedalieri si sommano quelli militari, fino a trasformare l'ordine in una delle forze più organizzate, addestrate e valorose dell'epoca, un vero e proprio scudo della cristianità nella secolare guerra contro i turchi. Cynthia De Giorgio, curatrice della co-cattedrale di San Giovanni. Volevano essere ricordati soprattutto come guerrieri, come i protettori della fede cattolica e dell'Europa dagli attacchi dei turchi. Venivano dalle famiglie più nobili e combattevano per le più nobili cause. Marinai abilissimi e combattenti intrepidi fino al martirio arrivano a Malta nel 1530 e ne fanno la base operativa per la lotta ai pirati turchi e saraceni. Nel 1565 il sultano turco decide di conquistare l'isola per poi passare all'attacco dell'Italia e dell'intera Europa, ma i cavalieri resistono eroicamente al grande assedio. Lo scudo della cristianità regge e l'Europa è salva. Usciti vincitori dal grande assedio, per i cavalieri inizia un'epoca di splendore. Fondano una nuova capitale, La Valletta, e ne fanno innanzitutto un'immensa fortezza che ancora oggi affascina i visitatori con la potente presenza delle sue mura a picco sul mare. Nel 600 e nel 700 la macchina da guerra diviene anche capitale culturale, arricchendosi di splendide architetture barocche, come gli interni dorati della co-cattedrale di San Giovanni o l'elegante Teatro Manuel. È nei forti contrasti tra la pietra dorata delle mura, il blu intenso del mare, la severità militare delle facciate e lo splendore degli interni che si gioca il fascino profondo di questa città indimenticabile.